Bentornati in un nuovo tutorial di WordPress. Oggi vi mostro un altro plugin interessante. Il plugin in questione si chiama WordPress File Upload. Già dal nome capirete cosa farà questo plugin. L'ho già installato, WordPress File Upload. Questo plugin lo trovate dopo sotto il menu Impostazioni, WordPress File Upload. Eccolo qui, ci sono vari settaggi irrilevanti, ve li spiego dopo con calma. Andiamo qui, aggiungo qui Upload Instance, aggiungo, posso aggiungere sotto una pagina, vado sulla pagina conference, ok, vado sulle pagine, la pagina conference. Come vedete viene aggiunto un shortcut WordPress File Upload. Aggiorno la pagina, vado a vedermi la pagina. No, questa pagina era protetta da password, va anche bene. Eccoci qua. Cosa abbiamo qui? Abbiamo la possibilità di caricare un file. Tiro, scelgo un'immagine, apro Upload File. Come vedete, il file è stato caricato automaticamente. Andiamo a verificare dove è stato caricato questo file. Andiamo ad esempio su logs. Come vedete è stato caricato un file, questo file qui, clicco sopra, sono la data, quando è stato caricato, eccetera eccetera. E se voglio scaricarmi il file che ho appena caricato, vado qui, file browser, viene caricato su Uploads ed è qui che posso scaricarmi il file che ho scaricato. Come vedete, è un semplice plugin per caricare o scambiare file in maniera semplice utilizzando WordPress. Utile o non utile, dipende, volevo mostrarlo. Ci sta sempre la possibilità di scambiare dei file praticamente semplicemente senza dati di accesso o FTP o cose del genere. Così si ha la possibilità di interagire con gli utenti di WordPress scambiandosi appunto file, PDF. Ricordatevi, l'unica limitazione è che attraverso il browser, Firefox, Internet Explorer, eccetera, eccetera, si possono caricare al massimo file di 2 GB di grandezza. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, spero che sia stato utile. Ci vediamo la prossima con un nuovo tutorial di WordPress. Vi spiegherò un altro, sicuramente vi spiegherò un altro plugin. Grazie per l'ascolto, alla prossima.